Mese di settembre, mese del creato. In questo luogo così suggestivo, ascoltiamo il Vangelo di oggi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: Restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, cioè sempre. Ecco la risposta di Gesù. Ecco l'atteggiamento che Dio invita ad avere, perché Lui per primo ha questo atteggiamento verso di noi. E Gesù lo racconta attraverso questa parabola. Lo racconta per dirci qual è il cuore del Signore e qual è il cuore dell'uomo, qual è l'atteggiamento di un Dio che sa commuoversi dinanzi a un servo che supplica, che geme, che implora. E invece lo stesso servo che rimane in un cuore indurito non sa immediatamente gioire per quanto ha ricevuto e mette in atto quel diritto, quella legge di giustizia, certamente, di attenzione alla norma, ma che il cuore non tocca. Chiediamo allora, dopo questo ascolto, dopo questa meditazione, dopo questa parola del Signore, di guardare sempre più l'atteggiamento di Dio verso di noi e imparare ad avere misericordia e a perdonare come Lui perdona. In questo giorno si ricordano le stigmate di San Francesco d'Assisi e con le parole di San Giovanni Paolo II così preghiamo. O San Francesco, stigmatizzato dell'Averna, il mondo ha nostalgia di te quale icona di Gesù crocifisso.
Ha bisogno del tuo cuore aperto verso Dio e verso l'uomo, dei tuoi piedi scalzi e feriti, delle tue mani trafitte e imploranti. Ha nostalgia della tua debole voce, ma forte della potenza del Vangelo. Aiuta, Francesco, gli uomini d'oggi a riconoscere il male del peccato, a cercarne la purificazione nella penitenza. Aiutali a liberarsi dalle stesse strutture di peccato che opprimono l'odierna società. Ravviva nella coscienza dei governanti l'urgenza della pace nelle nazioni e tra i popoli. Trasfondi nei giovani la tua freschezza di vita, capace di contrastare le insidie delle molteplici culture di morte. Agli offesi da ogni genere di cattiveria, comunica a Francesco la gioia di saper perdonare. A tutti i crocifissi dalla sofferenza, dalla fame, dalla guerra, riapri le porte della speranza. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona domenica a tutti nel mese del Creato. Grandissimo.